Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione alla luce del fatto che sono uscite le graduatorie di merito dei concorsi, quindi del concorso in realtà, del cosiddetto PNRR1. Faccio una premessa, la premessa è, anzi più di una, si chiama graduatorie di merito anche se per regolamento include i soli vincitori, quindi vuol dire 100 posti. Le prime 100 persone sono in graduatoria di merito. Tutti gli altri che hanno superato le prove con punteggio sufficiente, ma che sono, poniamo, dalla 101esima posizione in poi, sono considerati idonei non vincitori. Hanno la possibilità di essere assunti in ruolo? Sì, se gli ipotetici 100 vincitori dovessero fare qualche rinuncia. Ve l'ho sempre detto, il ruolo non è una pistola puntata, al ruolo si può rinunciare se uno di questi 100 ipotetici, sto facendo per fare un esempio, dovesse rinunciare, si scorre la graduatoria. Quindi si va al 101esimo, al 102esimo, eccetera. Idoneo non vincitore. Altra premessa, gli idonei, per quanto magra, hanno una consolazione, anzi ne hanno un paio. La prima è quella di poter avere nella graduatoria del relativo grado i 3 punti in più in GPS per il prossimo biennio. La seconda magra consolazione è che nel caso risultassero non vincitori e partecipassero ad un prossimo concorso, avrebbero diritto a 12 punti e mezzo. Ok? Questi sono i benefici che si attestano a chi è idoneo ad un concorso. Ripeto, idoneo significa aver superato le prove con punteggio sufficiente. Ora, il discorso che io sto facendo, che parte dalle graduatorie, è un discorso che purtroppo in questo momento non vale per tutte le regioni, perché non in tutte le regioni il concorso si è concluso. Tenete sempre presente che il concorso è regionale, che però ogni classe di concorso agisce in maniera, per così dire, autonoma, cioè una regione potrebbe aver concluso il concorso per una classe di concorso e per una no. In questo caso cosa farà? Pubblicherà la graduatoria della classe di concorso che ha concluso. Tutte le classi di concorso che non hanno concluso aspettano ancora, c'è chi aspetta la convocazione, c'è chi aspetta addirittura di formare le commissioni. Ok? Quindi non tutti hanno la fortuna, tra virgolette, di arrivare a ridosso di settembre con una procedura concorsuale chiusa. Sono iniziate le graduatorie di merito ad essere pubblicate, lo ricordo, sono pubblicate sul sito dell'ufficio scolastico di riferimento, quindi o quello della regione per cui avete deciso di concorrere o della regione che gestisce la procedura amministrativa. Faccio un esempio, la classe di concorso Infanzia Veneto, Infanzia Posto Comune Veneto, è stata gestita per quanto riguarda gli orali dal Friuli Venezia Giulia e quindi le graduatorie di Infanzia Posto Comune Veneto in questo momento si trovano sul sito dell'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia. Non aspettatevi che la graduatoria vi venga inviata tramite mail, perché non è così, ok? Bisogna guardare i siti degli uffici scolastici. Ci sono delle regioni in cui stanno arrivando le notifiche ai candidati vincitori tramite l'app Io o tramite mail, ma in tanti casi non succede perché ci sono dei ritardi atomici. Allora, nella lettura di queste graduatorie sono nati incredibili problemi. Gran parte dei problemi è legata al fatto che c'è confusione rispetto al bando concorsuale e c'era confusione che le persone si portavano dietro fin da quando si sono iscritte a questo concorso. Adesso andiamo ad analizzare pian piano tutto. Un'altra parte della confusione è purtroppo generata da come questa procedura concorsuale è gestita. Io per questo vi invito a condividere questo video il più possibile perché può essere utile per chiarire la situazione. Allora, le questioni che non sono state comprese da parte dei docenti sono due. La prima, i titoli di riserva. La seconda, i titoli di preferenza. Quando ci siamo iscritti a questo concorso, era dicembre scorso, nella procedura, nell'istanza di iscrizione, erano presenti queste due sezioni, titoli di riserva e titoli di preferenza.
La differenza è che il titolo di preferenza entra in campo quando ci sono due o più docenti che hanno lo stesso punteggio. Il titolo di riserva, invece, è un'attestazione secondo cui quella persona fa parte di una categoria protetta. Queste categorie protette, che sono diverse, in cui si rientra per diversi motivi che adesso vedremo, hanno diritto ad una quota di posti riservata, quindi una percentuale di posti riservata per alcune categorie di persone che in virtù di questa riserva possono quindi scavalcare gli altri partecipanti pur con un punteggio inferiore. Ok? Io mi sono scritta il tutto tanto per essere il più precisa possibile. Allora, la prima riserva è quella dei triennalisti. Considerate che le percentuali di riserva si calcolano per ogni, diciamo così, per ogni tipologia di posto, ok? Quindi vi parlerò di percentuali, per cui voi dovete calcolare per ogni graduatoria quella percentuale lì. C'è la riserva del 30% per i cosiddetti triennalisti, cioè coloro che hanno almeno 3 anni di servizio in scuole statali, di cui almeno uno specifico, svolti negli ultimi 5 anni. Uno specifico vuol dire che almeno un anno di questi 3 deve essere svolto sulla stessa classe di concorso per cui si concorre. E questa è la prima categoria di riservisti, ripeto, il 30%. Tutto quello che io vi sto dicendo è ovviamente incluso e scritto nero su bianco nei regolamenti concorsuali, che sono il DM 205 e 206 del 2023. La seconda tipologia, diciamo, di riservisti è la riserva per la legge 6899. Quindi è una riserva di legge che è legata a invalidi civili, orfani, profughi di guerra, altre categorie di persone che hanno delle condizioni personali che li fanno rientrare in queste categorie. Ora, per gli invalidi è del 7% la quota di posti riservata e per le altre categorie è dell'1%. Ok? Queste percentuali, lo ripeto, si calcolano per ogni provincia e classe di concorso o tipologia di posto. Dopodiché c'è la riserva per servizio civile, quello è il decreto legge 74-2023, se non erro, era il decreto legge 44, poi convertito nella legge 74-2023, che dà diritto a chi ha svolto il servizio civile universale, solo quello universale, ad una riserva di posti del 15%. Ok? Dopo in realtà c'è anche la riserva dei volontari in ferma breve, secondo il decreto 66-2010, che prevede una riserva di posti per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata dalle forze armate, congedati senza demerito o durante il periodo di rafferma. Scusate, per questa categoria è prevista una riserva di posti del 30%. Ovviamente queste riserve non sono illimitate, nel senso che su una tipologia di posto o su una classe di concorso il totale dei riservisti, quindi dei docenti che godono di una riserva, non può superare il 50%. Quindi su 100, sui famosi nostri 100 posti disponibili, non posso avere più di 50 riservisti. Però capite bene che purtroppo, le categorie che hanno diritto alla riserva sono tante, per cui si sono configurate delle graduatorie in cui in determinate regioni, praticamente, per farvela molto breve, hanno vinto solo i riservisti. Ci sono persone, e ve lo dico perché sono amiche mie e le conosco, che hanno fatto 100 allo scritto, 100 all'orale e non hanno vinto. E uno dice, cosa devo fare di più del massimo? E non è bastato. Purtroppo ci sono queste riserve di legge. Lo dico purtroppo, non voglio essere mal interpretata, non voglio mettere in discussione un diritto di legge di una categoria protetta, cioè se una persona è invalida e ha i problemi suoi e per legge deve essere tutelata, io non lo metto in discussione, attenzione. Però capisco benissimo il risentimento e il senso di frustrazione
perché potrebbe toccare pure a me. Io l'orale lo devo ancora fare, però vi dico, cioè, non è una situazione proprio rosea. Cioè, non mi sento di dire, oh che bello, non vedo l'ora, perché, insomma, ditemi anche voi se dovete ancora sostenere l'orale, come vi sentite alla luce di questa situazione, però onestamente non è che mi venga tutto questo coraggio. Ok, quindi abbiamo capito cosa sono le riserve e per quale motivo tante persone, pur avendo fatto dei punteggi alti, in alcuni casi altissimi, si vedono superate da persone con punteggio più basso. Ora affrontiamo un problema legato agli errori su queste riserve, perché vi assicuro, e una persona l'ho segnalata perché mi ha scritto e fa parte della mia regione, e quindi sinceramente l'ho segnalato, non mi sarei presa la briga con qualcun altro, con questa persona sì. Ci sono persone che hanno sbagliato a iscriversi al concorso, facendo in modo di dichiarare il possesso di una riserva che in realtà non hanno. Vi faccio un esempio: dichiarare servizio civile universale pur avendo fatto il servizio civile nazionale. Il servizio civile nazionale non vale per la riserva del 15%, quello universale sì. Ora, queste persone in molti casi purtroppo sono state indirizzate male da sedicenti esperti che hanno detto ma sì, mettilo, cosa vuoi che sia. In realtà è dichiarare falso, ok? Quindi purtroppo nel caso in cui vi accorgiate di aver commesso un errore voi per primi oppure che qualcuno lo abbia commesso, per favore segnalatelo. Non abbiate timore di segnalare anche errori vostri, perché è sempre meglio un'autosegnalazione. È sempre meglio quella che si chiama segnalazione di autotutela, nel senso, guardate, sono io per prima che ve lo dico, mi cosparo col capo di cenere, ho sbagliato. Si chiede la rettifica della graduatoria e ok. Ma attenzione, perché dichiarare un servizio civile universale pur non avendolo fatto, prima o poi lo scoprono, ecco, e se poi lo scoprono sono cavoletti amari. Quindi se vi accorgete, insomma, che vi è stata assegnata una riserva che non vi spetta, per favore segnalatelo voi stessi, oppure segnalate di errori di persone che sono in graduatoria con voi. Altro tipo di errore commesso durante la dichiarazione della riserva sono gli anni di servizio. Come vi ho detto prima, la riserva del 30% è concessa a chi ha almeno 3 anni di servizio svolti negli ultimi 5 nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico. Quindi se partecipi, per esempio, per il posto comune primaria, non puoi dichiarare per far parte della riserva i 3 anni su sostegno primaria, perché almeno uno deve essere specifico. E sono arci convinta che ci siano persone che hanno fatto questo tipo di errori. Quindi ripeto di nuovo, per favore segnalatelo. Detto ciò, le graduatorie sono piene di riserve, per cui una buona parte sono errori, una generosa parte invece sono persone che hanno diritto a questa riserva. Non dico niente perché c'è scritto nel regolamento concorsuale, il regolamento non l'ho scritto io, non l'avete scritto voi, non l'hanno scritto neanche queste persone che ne hanno diritto per legge e quindi nessuno le tocca. Altra questione, e qui facciamo un passo indietro praticamente a dicembre dell'anno scorso. Te la ricordi tu, ma sono sicura che te la ricordi, quella telenovela argentina, spagnola, non lo so, sul lodevole servizio? Io sapevo che saremmo arrivati a questo punto. Quando non si sapeva se si dovesse fregare o meno, quando c'era gente che millantava certificati di lodevole servizio fatti da chissà chi sotto le feste di Natale, tra l'altro. Cosa che poi si è chiarita, è stato chiarito poi che lodevole servizio significava servizio senza demerito e quindi andava fregato da chiunque avesse lavorato per almeno un'annualità senza demerito presso il Ministero dell'Istruzione, quindi come insegnante sostanzialmente. Solo che qualcuno ai tempi non ha fleggato questa voce, perché è stato informato male, perché ha avuto timore non so di cosa. Quello è un titolo di preferenza e c'era gente che diceva vabbè, tanto non dà punteggio, se non lo metto cosa vuoi che succeda. Siamo arrivati al dunque: è un titolo di preferenza, quindi ti fa passare avanti nel momento in cui c'è qualcuno che ha il tuo stesso punteggio.
Ora, siccome i candidati per questi concorsi sono tanti, è altamente probabile che ci siano delle persone che hanno lo stesso punteggio, cioè voglio dire, nella combinazione può capitare. E ci sono delle persone che adesso si mangiano le unghie, le mani, i gomiti, falangi e falangine perché dicono: ah, l'avessi dichiarato quello debole servizio. Io l'avevo detto. Se voi andate sul mio profilo Instagram trovate un'infografica, se non erro del 5 gennaio 2024, in cui vi ho raccontato tutta la telenovela intera. Purtroppo non si può fare nulla, cioè se è un'omissione della propria domanda di iscrizione non si può fare nulla. Ci sono anche persone che sarebbero rientrate nella riserva perché hanno gli anni di servizio, che non l'hanno dichiarata perché non lo sapevano. Il bando concorsuale va letto, bisogna, purtroppo in questi casi non si ammette ignoranza, ecco. Andiamo avanti però in quello che sta accadendo, perché vi ho parlato del malcontento, del disgusto che tante persone hanno, che personalmente comprendo. Detto ciò, cosa succede? Torniamo all'inizio, vi ho detto, questo è un concorso che prevede solo graduatorie di vincitori. Nei mesi scorsi è stato chiarito che gli idonei, come vi ho detto all'inizio, hanno una serie di diritti, avranno una serie di diritti, i punti in GPS, i punti nel prossimo concorso, anche i punti nella graduatoria interna di istituto una volta che si viene assunti di ruolo, cosa che non ho citato all'inizio erroneamente. Però, e nei mesi scorsi l'abbiamo detto nelle dirette di Orizzonte Scuola e in tutti i casi in cui abbiamo parlato di concorso, se la graduatoria include solo i vincitori, come fanno gli idonei ad attestare la loro posizione? Cioè, non è che io così dico, sai, sì, sono idoneo. Nella piattaforma concorsi e procedure selettive, ovviamente c'è la possibilità di scaricare l'allegato, gli allegati vari, in cui appunto ovviamente viene riportata la votazione dello scritto, la votazione dell'orale, e quello è un conto. Però, e infatti tanti mi hanno detto, sì, ma ci sono quei documenti. Ok, ma quelli sono dei documenti per cui ognuno ha il proprio. Quando però, poniamo, un idoneo dell'attuale concorso si dovrà iscrivere alle prossime GPS, quindi nel 2026 si dovrà iscrivere o dovrà aggiornare le prossime GPS, e vorrà i suoi 3 punti, nell'istanza delle GPS c'è scritto: sono idoneo ai sensi della graduatoria quale, o di quale documento, pubblicato da chi, in che data è stato pubblicato. Cioè, in quel caso, parlando di concorsi pubblici, il sistema richiede un documento pubblico. Ok? Quindi, cosa succede? Che una cosa che era molto prevedibile da parte dell'amministrazione non è stata per niente prevista. Con un atteggiamento che io personalmente ritengo molto superficiale. Perché tu lo sai che gli idonei poi hanno bisogno di accertare la loro posizione. E non c'è modo di pubblicare un elenco di idonei? Anche perché, vi dico una cosa, abbiamo parlato di scorrimenti in caso di rinunce, no? I famosi 100 vincitori di cui vi parlavo all'inizio. Se uno di questi 100 rinuncia al ruolo, cosa che succede? Perché ci sono le percentuali fisiologiche di rinuncia. Il 101esimo, come fa a sapere di essere 101esimo? Cioè, uno che normalmente, no? Come succede nei test di medicina, nei test d'ammissione di formazione primaria, tu stai lì, dici, vabbè, non sono rientrata, però mi mancano 2 posizioni, aspetta che incrocio le dita, prego se sono credente e qualche speranza ce l'ho. Ma qui si tratta di essere completamente al buio, cioè tu non ti vedi nella graduatoria dei vincitori, ma non sai assolutamente dove sei piazzato. Non puoi manco controllare se ti hanno fatto il calcolo del punteggio giusto. Non puoi controllare se ti hanno indicato correttamente i titoli di preferenza, se ti hanno indicato correttamente i titoli di riserva. Sei al buio totale, a sorpresa così. Cioè dici, vabbè, non ho vinto, però sono in una posizione in cui ci posso sperare, oppure devo proprio gettare la spugna e abbandonare ogni speranza. Così, al buio totale. In fiducia. Cioè, trasparenza della pubblica amministrazione, ma dove, quando, come e perché. Ora, una cosa, ripeto, che era prevedibilissima,
non è stata affrontata. Perché? Perché nessuno mette in discussione i 3 punti in GPS, i 12 punti e mezzo nel prossimo concorso, eh? Quelli non li mettono in discussione, né il ministero, né gli uffici scolastici, nessuno. Ma come dei fessi, non li mettono in discussione, però non ci danno modo di attestarli, almeno finora. Quindi cosa serve? Serve un'interlocuzione urgente, ma proprio urgente, per sbloccare questa situazione che è pochissimo trasparente. Ora, cosa fa un soggetto normale che si ritrova in questa situazione? Ovviamente manda mail all'ufficio scolastico di appartenenza e dice: guardate, sono Tizio Caio, ho superato il concorso, posso sapere dove sono piazzata? Vi leggo, perché qui adesso io non è che posso imparare a memoria, però vi leggo per essere più precisa possibile che cosa è stato scritto ad un candidato vincitore, ad una candidata veramente, perché è un'amica mia, che ha vinto il concorso in Veneto, cioè che ha vinto, scusate, che ha passato il concorso, ma non sa dov'è. Buongiorno, sono X persona, sono una docente che ha superato il concorso. Vorrei sapere qual è la mia posizione in graduatoria, pur essendo cosciente di non essere rientrata tra i vincitori. Mi pare una richiesta lecita. Risposta: buonasera, purtroppo non esiste una graduatoria degli idonei, bensì un mero elenco. Va bene, fino a qua. Cioè, nel senso, siamo allineati con la normativa, non c'è una graduatoria di idonei, ma c'è un elenco. Né una disposizione del bando DM 205-2023 che obblighi l'ufficio a darne pubblicazione. Ciò che può conoscere e che del resto analiticamente già conosce è il suo punteggio, quello di quanti siano allo stato utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori. Saluti, anzi pure distinti saluti. Quindi praticamente cosa succede? Che l'ufficio scolastico dice: guardi, nel bando non c'è scritto che noi siamo obbligati alla pubblicazione di un elenco di idonei e quindi non lo facciamo. Puoi conoscere il tuo punteggio, puoi conoscere il punteggio dei vincitori, la tua posizione rimane un mistero. Ho appurato che questa risposta, copia e incolla, è stata data a più persone. Ma questo ci sta, perché ovviamente ricevono mail di massa nei confronti di più persone. Ok. Cioè, da parte di più persone, quindi ci sta, voglio dire, che rispondano allo stesso modo a tutti. Non vi dico che ufficio scolastico è, perché tanto è uguale per tutti. Attenzione però, perché c'è un caso emblematico. Il caso emblematico ve lo vado a leggere, lo so, pare una telenovela sto video, abbiate pazienza. Mamma mia, sto parlando da tantissimo. Abbiate pazienza, perché allora vi vado a leggere un altro documento. Allora, aspettate un attimo. Allora, nota di chiarimenti in materia di accesso, così si intitola il documento che vi vado a leggere. Cosa succede? Altri candidati nella stessa situazione, che cosa hanno fatto? Hanno detto: vabbè, non mi vogliono dire che posizione sono? Chiedo l'accesso agli atti, procedura che normalmente si fa quando si vuole accedere all'interno di una procedura pubblica, si vuole accedere a tutti i dettagli che riguardano la propria condizione, cioè non voglio sapere il mondo intero. Voglio sapere, sono idoneo, voglio sapere in che posizione sono. Allora, arriva, dopo una serie di persone che hanno richiesto l'accesso agli atti, arriva questo documento che dice: alla luce di quanto suddetto, aspettate, no, ve lo devo leggere tutto. Allora, la graduatoria di vincitori per ogni classe di concorso e per sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove, di cui agli articoli 6 e 7 nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari al massimo ai posti previsti dal bando di concorso. Quindi, graduatoria solo di vincitori, fin qua l'abbiamo capito. Fatta salva la successiva integrazione nel limite di posti banditi della graduatoria nella misura di candidati che eventualmente rinunciano all'immissione in ruolo. Ok, d'accordo. Bene. Um,
Allora, sulla sorta di siffatta premessa si dice che le graduatorie concorsuali sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei, i quali, come prescritto nella mentovata normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce. Vabbè, abbiamo capito, però se uno ti chiede la posizione in quanto idoneo, alla luce di quanto suddetto, questo ufficio non prenderà in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l'ostensione della documentazione afferente ai candidati idonei o elenchi non graduati, in quanto la predetta documentazione non risulta essere stata prevista dalla Lex Specialis e quindi non detenuta da questa amministrazione. Ok, quindi questa è la prima cosa che dicono. Dicono praticamente che purtroppo il Ministero, come dicevo prima, cioè non è colpa loro, questo è USR Puglia che parla, non è colpa loro, dicono guardate nel bando non c'è mica scritto che noi dobbiamo, per così dire, pubblicare un elenco di idonei e quindi noi respingiamo le richieste di accesso agli atti. Tuttavia, da parte di una pubblica amministrazione, io trovo abbastanza pesante il fatto di scrivere nero su bianco in una nota pubblica, vi sto leggendo una cosa pubblica, ci mancherebbe altro, in una nota pubblica scrivere respingo le richieste di accesso agli atti. Io non lo so che io sappia, non ne so quasi niente, ma penso che sia una cosa abbastanza senza precedenti. Ci sta una risposta per la serie, guarda, non è previsto dal bando. Non te lo possiamo dire, però respingere le richieste di accesso agli atti è abbastanza pesante, anche perché loro dicono effettivamente in quanto la predetta documentazione, quindi quella sugli idonei, non risulta essere prevista dalla legge e quindi non è detenuta da questa amministrazione. Quindi loro dicono che anche volendo non sanno determinare la posizione di un idoneo, perché a quanto pare il sistema che è informatico previsto dal Ministero per l'elaborazione di queste graduatorie non li rende in grado effettivamente di comunicare agli idonei la loro posizione. Per cui, come vi dicevo, l'amministrazione dall'alto dei cieli non è stata previdente nell'organizzazione di questa cosa. Quindi teniamo buono quello che loro ci dicono. Ieri, perché la telenovela mica è finita, non è finita ragazzi, ieri ho pubblicato un reel su questa faccenda, ok? Ho pubblicato un reel evidenziando appunto il contenuto pubblico di questa nota. E una ragazza in un commento pubblico, quindi ve lo leggo, mi ha scritto: non è vero che hanno le mani legate, riferito agli uffici scolastici, perché ho chiamato un altro USR e la dottoressa che si occupava delle graduatorie di merito aveva davanti l'elenco degli idonei. Quando le ho detto che mi dovevano correggere il punteggio, mi ha detto: guardi, ci sono altre persone tra lei e il secondo vincitore, perché in Abruzzo ci sono due posti per la classe di concorso di questa ragazza. Lo stesso USR ha pubblicato un elenco non graduato per motoria alla primaria. Quindi, dice questa ragazza, il sistema non blocca un bel niente. Io ho risposto a questa ragazza, ho riferito quanto riportato da USR Puglia nella nota pubblica. Leggere ciò che dici mi lascia sbalordita, perché allora dico, aspettate un attimo, siamo regioni diverse, ma il ministero è uno. Cioè, se tu in una nota pubblica mi dici, guarda, purtroppo non è previsto dalla legge e non possediamo questi dati, e poi in un'altra regione mi dicono che hanno un elenco, per carità, un elenco non è una graduatoria, però hanno comunque la possibilità di comunicarti in che posizione sei, io rimango sbalordita. Ma andiamo avanti, perché la telenovela non è finita, eh? Oh, allora, abbiamo parlato di riserve di legge. Le riserve di legge, come dicevo prima, ve l'ho spiegato, significa appartenere a delle categorie particolari, per cui alcune sono anche categorie delicate, per esempio se sono invalido, se sono orfano, eccetera. Okay. Nella maggior parte delle graduatorie è indicato, vicino ai candidati, che sono riservisti, cioè almeno la soddisfazione di sapere che quelli che ti hanno sorpassato lo hanno fatto perché hanno diritto ad una riserva.
Scusate ragazzi, nel frattempo si è riempita la memory card. Dicevo, tra le varie categorie di riservisti ci sono tante persone e molti uffici scolastici hanno pubblicato graduatorie in cui tranquillamente si vede vicino alla persona una X nella colonna riserva. Cioè, ognuno, per carità di Dio, si può differenziare. Poi ogni ufficio scolastico ha strutturato delle graduatorie un po' a modo proprio, cioè alcuni hanno differenziato diverse colonne per diverse riserve, per cui ti dicono guarda, riserva servizio civile e mettono la X, oppure riserva anni di servizio e mettono la X. Altri hanno messo solo riserva X, per cui sai che è riservista, non sai di che riserva si tratta. Ma ci sono uffici scolastici che non hanno proprio pensato di comunicare al mondo tramite una graduatoria pubblica di un concorso pubblico che determinate persone hanno riserva. E non è solo l'ufficio scolastico regionale della Puglia. Vi dico in anticipo che da questo punto in poi del video io non so cosa dico, perché non sono esperta per niente di norme sulla privacy, quindi vi leggo semplicemente quello che dicono loro. Tutto il resto, come tutto il video d'altronde, è un parere, però non sono esperta in questo campo. Allora, loro cosa dicono? Dicono questo. Per quanto concerne la richiesta di informazioni in merito alla modalità di compilazione delle graduatorie, rispetto all'inserimento delle riserve, occorre rinviare all'articolo 5 del DPR 487/1994 e numero 82/2023, a mente di cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti a concorso, quello che vi dicevo io a inizio video. Si rinvia inoltre al fine della definizione delle riserve alla legge 6899, 66/2010, legge 44/2023, quindi tutti i dispositivi normativi che riguardano tutte le tipologie di riserva di cui abbiamo parlato a inizio video. Ok. Da considerare nella graduatoria di merito in forza di cui vengono inseriti i candidati titolari della citata riserva del 20% e i candidati in possesso delle altre riserve sopra specificate. Occorre tener conto anche di quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle preferenze da applicare in caso di parità di punteggio. Ok. Infine, non può non richiamarsi la normativa afferente alla privacy e alla tutela dei dati personali. Si precisa che l'inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato, quindi alcuna documentazione amministrativa inerente alle modalità eseguite da questo ufficio al fine dell'inserimento delle riserve potrebbe essere ostensibile mediante un accesso agli atti. In definitiva, alcuna richiesta di accesso agli atti o di informazioni potrà essere evasa da questo ufficio e si rinvia ai decreti di approvazione delle graduatorie pubblicate in cui si richiamano le norme di legge inerenti alle riserve. Quindi, rispetto alle richieste che alcune persone hanno fatto relativamente al capire chi fossero i candidati riservisti, loro dicono c'è la normativa sulla privacy. L'elaborazione della graduatoria è stata fatta dal sistema, noi non abbiamo trattato i dati, il sistema aveva preso i dati dall'iscrizione dei candidati e ha elaborato le graduatorie così. Noi non abbiamo preso i dati, non abbiamo accesso a capire chi è riservista e chi no. Le graduatorie sono lì, le leggi a cui ci richiamiamo ve le abbiamo scritte, non accogliamo nessuna richiesta di accesso agli atti. Ora, io vi mostro com'è una graduatoria pubblicata da USR Puglia, così, tanto per farvi capire eventualmente, no? Allora, adesso sono documenti pubblici, quindi voglio dire niente di che. È la prima che mi capita, è la graduatoria di merito per infanzia posto comune Puglia.
vedete che c'è nome, cognome, punteggio prova scritta, punteggio prova orale, punteggio totale. Stop. Ok? Non ci sono indicate i titoli di preferenza, non sono indicati i titoli di riserva. Vi faccio adesso vedere in un lampo. Tu dici, ma te le sei preparate? No. Devo perdere un po' di tempo. Vi faccio adesso vedere un'altra graduatoria. Sempre una graduatoria a caso, però ve la faccio vedere per farvi capire di cosa sto parlando, quindi qual è la differenza. Questa è la graduatoria della stessa classe di concorso, quindi posto comune infanzia, in questo caso di Veneto, accorpata al Friuli Venezia Giulia. Guardate questa graduatoria e notate la differenza. Sempre sono documenti pubblici, quindi li possiamo vedere tutti. Nome dei candidati. Indicazione dei titoli, se possiedono titoli di preferenza, se possiedono titoli di riserva, e qui i punteggi. Si vede? Non si vede? Se non si vede lo ingrandiamo, aspettate. Ok? Ci sono queste tre colonne che di là non c'erano. Ok? È sufficiente, cioè penso che sia sufficientemente nitido. Ora, in questo caso USR Friuli Venezia Giulia fa un lavoro certosino perché distingue: hanno titoli di riserva, hanno titoli di preferenza, e poi un'altra colonna specifica per la riserva del 30%, quindi la riserva che ha afferenza col servizio. Io non sono per niente esperta di norme sulla privacy, non ne capisco assolutamente niente, però vi dico che tanti hanno fatto delle graduatorie come in questo caso il Friuli Venezia Giulia. E poi dico che comprendo benissimo il fatto che, per esempio, una riserva per invalidità civile abbia a che fare con questioni di privacy, e comprendo, io non voglio sapere quella persona in virtù di cosa ha diritto ad una riserva, perché non sono fatti miei, cioè oggettivamente, per sapere se tu hai la riserva per il servizio civile, se ce l'hai per il servizio prestato, o se ce l'hai perché invalido, orfano, profugo di guerra, non è che mi interessi, voglio dire la verità. Però il minimo della trasparenza sarebbe fare una colonnina con scritto riserva e metterci una crocetta se tu hai diritto alla riserva oppure no. Stessa cosa per i titoli di preferenza, cioè i titoli di preferenza, il più comune in assoluto, il lodevole servizio, falla una colonna con scritto titoli di preferenza, che tu USR Puglia, io non ti sto attaccando USR Puglia, ti voglio bene, ma non è l'unico, ripeto, mi sono state segnalate anche altre regioni che hanno questo modus operandi, che tu abbia, diciamo così, scritto in una nota pubblica che questi dati non li hai, io non lo metto in dubbio, però allora mi chiedo perché tutti gli altri ce li hanno, cioè lo è il ministero che ha dato a... non si capisce assolutamente niente. Ciò che però abbiamo di certo è che c'è disparità di trattamento, ma perché io, se ho fatto il concorso in Friuli Venezia Giulia, devo avere una graduatoria che è trasparente, e se l'ho fatto da un'altra parte no? Mi domando. Io non metto in dubbio quello che dice USR Puglia, perché l'ha scritto, è un documento pubblico, sicuramente è così. È stato organizzato evidentemente male dal punto di vista dell'amministrazione, io non lo so. Però, no? Avete capito la situazione? Avete capito. Bene. Perfetto. Detto questo, non abbiamo ancora finito, perché sono uscite le prime graduatorie e anche le prime rettifiche. Quindi, qual è la situazione peggiore in cui vorresti trovarti se avessi fatto un concorso? Pensaci, 30 secondi. Stoppa il video, pensaci, poi me lo dici. Te lo dico io. La situazione peggiore per una persona che ha fatto un concorso e che ha superato un concorso è che prima ti dicono che l'hai vinto e poi ti dicono non ci siamo sbagliati. Guardate, è successo. Perché, per esempio, stamattina è arrivata la rettifica della graduatoria che vi ho fatto vedere prima, quindi di posto comune Veneto. C'erano degli errori, grazie al cielo sono stati segnalati, e niente, adesso è arrivata la rettifica e chi era vincitore adesso magari non lo è più. Che io dico, per carità, va bene, adesso le cose sono corrette e quindi adesso è giusto, però non è proprio simpatico. Dal punto di vista dei docenti, dei candidati, non è
la migliore delle situazioni. Finito, non so per quanto tempo ho parlato, io vi ringrazio, vi invito a condividere questo video, iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!